Presso il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo si è svolta la fase provinciale del Premio Scuola Digitale, organizzato dall'Istituto De Amicis di Rovigo per le province di Padova e di Rovigo. Dopo i saluti iniziali della dirigente scolastica dell'Istituto De Amicis, c'è stata la presentazione della giuria che doveva valutare i lavori proposti. Il presidente della giuria ha fatto un'introduzione e ha presentato immediatamente il professor Filippo Viola, che ha tenuto una lezione agli studenti relativa all'uso della strumentazione digitale nella comunicazione, sia in ambito scolastico sia fra i ragazzi. È stato molto interessante l'introduzione del professor Viola. Successivamente abbiamo avuto la presentazione dei lavori dei ragazzi. Tutte le scuole che hanno partecipato a questo incontro hanno presentato i loro lavori. Lavori che riguardavano percorsi di apprendimento digitale, possibilmente di tipo innovativo e di tipo sperimentale, che loro hanno realizzato a scuola sia da soli sia in collaborazione con i loro docenti. Tutte le presentazioni sono state molto interessanti e sono state seguite da delle domande, degli approfondimenti da parte della giuria. Gli studenti, le scuole partecipanti avevano un compito, era un vero e proprio concorso. Le scuole risultate prime per ciascuna provincia hanno ricevuto un premio di 1.000 euro. Le altre scuole hanno ricevuto un premio di 300 euro da spendere o nell'implementazione del progetto stesso che hanno presentato nel corso della mattinata o per acquisto di altro materiale di carattere digitale. Alla fine della presentazione, stiamo vedendo qua, stiamo scorrendo alcuni piccoli pezzi delle presentazioni dei ragazzi. Alla fine della presentazione, dicevo, la giuria si è riunita e in qualche modo ha stabilito una graduatoria fra tutte queste meritevoli attività. Alla fine di questo incontro, la giuria finalmente ha emesso, diciamo così, i verdetti e sono stati poi consegnati i premi a tutte le scuole. Come vediamo, gli studenti che hanno ricevuto questi per ora virtuali assegni sono molto contenti e hanno senz'altro portato a casa una buona esperienza e hanno avuto la possibilità di dimostrare il loro valore alto per tutti. Grazie.